al primo appuntamento con i giovani della 31esima giornata mondiale della gioventù a Cracovia, in Polonia, Papa Francesco è arrivato a bordo di un tram dall'arcivescovado con 15 giovani disabili e i loro accompagnatori. La pioggia, prima leggera, poi sempre più insistente, infine placata, non ha frenato l'entusiasmo del milione di giovani che lo ha accolto nella spianata di Buonie, che ha ospitato 6 messe celebrate da San Giovanni Paolo II e quella di Benedetto XVI nel 2006. Nella cerimonia di benvenuto sul tema Chiamati alla Santità sono sfilate le bandiere dei 187 paesi dei partecipanti con i volti stilizzati di testimoni della misericordia della propria area. Nel suo intervento il Pontefice ha sottolineato che la misericordia ha sempre il volto giovane perché un cuore misericordioso ha il coraggio di lasciare le comodità, sa essere rifugio per chi non ha mai avuto una casa o l'ha perduta. Da vescovo, ha confidato Francesco, ho incontrato giovani che vivono con passione e impegno la vita e si oppongono a tutti coloro che dicono che le cose non possono cambiare. Ma anche giovani che sembrano pensionati, che hanno gettato la spugna prima del tempo. Giovani annoiati, noiosi, ma anche giovani che lasciano la vita alla ricerca della vertigine o di sentirsi vivi per vie oscure, che poi finiscono per pagare. Per la vostra vita volete quella vertigine alienante o volete sentire la forza che vi faccia sentire vivi, pieni? Questa viene solo da Gesù Cristo, che ci spinge ad alzare lo sguardo e a sognare alto. Vuoi una vita piena? Ha chiesto il Papa ai giovani. Comincia a lasciarti commuovere, perché la felicità germoglia e sboccia nella misericordia. Questa è la sua risposta, questo è il suo invito, la sua sfida, la sua avventura, la misericordia. Chiediamo al Signore, lanciaci nell'avventura della misericordia, è stato l'appello finale del Papa. Lanciaci nell'avventura di costruire ponti e abbattere muri. Spingici all'ascolto di coloro che non comprendiamo, di quelli che vengono da altre culture, altri Pensate popoli, voi, perché la vita è piena quando la si vive a partire dalla misericordia, che è la parte migliore e che mai ci sarà tolta. In serata Francesco si è nuovamente affacciato alla finestra del Palazzo Arcivescovile per salutare, tra l'altro, molte giovani coppie. Quando ci si sposa ci vuole coraggio, ha detto in spagnolo, perché non è facile impegnarsi per sempre. Ed ha ripetuto le tre parole da dire sempre per vivere bene un matrimonio: permesso, grazie e scusa.